rumore caldissime per il futuro di Eder. Dopo aver pareggiato l'offerta del Leicester City, l'Inter nella giornata di domani incontrerà la dirigenza della Samp per provare a regalare a Mancini l'attaccante richiesto. Non solo Eder. Gli ultimi giorni di mercato saranno caratterizzati da un importante giro di attaccanti. Da Paloschi a Borriello, passando per Pato e Remy, saranno i bomber i veri protagonisti delle ultime ore di trattative. Con l'avvicinarsi dei giorni del Condor, Adriano Galliani sta per entrare in azione. La D rossonero incontrerà l'agente di Leonel Vangioni per tentare di anticipare l'arrivo dell'esterno inizialmente previsto per giugno. Cambio della guardia in Serie A e non solo. Fra gennaio e giugno sono decine i numeri 1 che cambieranno casacca. Il punto da Sirigu a Perin e Sorrentino fino ai nomi più caldi di Bardi e Padelli. La scorsa estate l'assalto dell'Inter ad Eder non andò in porto per la voglia della Sampdoria di giocarsi il preliminare di Europa League con tutti i migliori giocatori a disposizione. In inverno i nerazzurri sono tornati alla carica con il sorprendente Leicester di Claudio Ranieri come nuovo ed imprevisto ostacolo. Un duello a colpi di milioni che probabilmente si deciderà solo al fotofinish di questo calciomercato. Eder è pronto a lasciare Genova per fare il salto di qualità decisivo nella sua carriera. Inter e Leicester lo attendono, ma la Samp non molla. Serviranno tanti milioni di euro per strappare il sì definitivo a Massimo Ferrero. Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Ancora 5 giorni e anche il mercato invernale andrà agli archivi. Abbiamo parlato di Eder nel nostro servizio di apertura e ci sono anche altri attaccanti che potrebbero cambiare maglia in queste ultime ore di calciomercato. Ne parliamo con Raimondo De Magistris. Buonasera Raimondo. Ciao Lorenzo, buonasera. E con Andrea Losapio. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Ecco Andrea, Eder probabilmente, quasi sicuramente, lascerà la Sampdoria, Leicester o Inter per lui e potrebbe aprire una girandola di cambio maglia per gli attaccanti. Direi più Inter che non Leicester, come direi forse più Swansea che non Sampdoria per Paloschi. Ci sono parecchi giocatori che possono cambiare maglia, soprattutto negli attaccanti. Borriello è un altro che giustamente potrà anche cambiare maglia e potrebbe rescindere il contratto con il Carpi e finire o alla Samp stessa o al Chievo appunto per Paloschi. Insomma, ce ne sono parecchi. Sicuramente il caso più spinoso, oltre a quello di Eder di cui abbiamo già detto, è quello di Perotti, perché Perotti sembrava dovesse andare praticamente subito alla Roma, invece anche se c'è stata l'ufficialità di Gervinho c'è ancora qualcosa da limare. Ecco, Perotti che potrebbe andare alla Roma, Eder potrebbe andare alla Samp, potrebbe lasciare la Samp per andare all'Inter. Chi potrebbe arrivare alla Samp per sostituire l'italo-brasiliano? Beh, innanzitutto per Paloschi è stata presentata un'offerta da 6 milioni di euro, un'offerta molto simile a quella che qualche giorno prima aveva presentato l'Atalanta. Vedremo dove andrà, c'è anche lo Swansea, abbiamo detto un'offensiva molto forte. Il Genoa a sua volta si sta cautelando con Antonio Floro Flores, sarebbe il terzo ritorno al Genoa dell'attaccante campano, sarà lui con tutta probabilità il vice Pavoletti per la seconda parte di stagione. Per Perotti ci siamo con l'ufficialità di Gervinho che è volato in Cina, di fatto si è sbloccata la trattativa, 9 milioni di euro più 3 di bonus nelle casse del Genoa che reinvestirà solo in minima parte questi soldi per l'acquisto di Floro Flores. E in questo giro di attaccanti rientrerà anche un ex centravanti del Genova, cioè Marco Borriello, in uscita dal Carpi. C'è il Chievo Verona che con la cessione di Paloschi punterà tutto su di lui. Ecco, invece parlando dell'estero, Eder, lo abbiamo detto, potrebbe andare in Premier League. La girandola degli attaccanti in Premier League prevede anche Remy del Chelsea, che potrebbe lasciare il Chelsea con l'arrivo di Pato per andare a rinforzare un'altra squadra di Premier. Sì, potrebbe esserci il Leicester che chiaramente sta cercando un attaccante dopo aver ceduto Kramaric, potrebbe essere appunto la riserva di Vardy che è appunto capocannoniere. Sicuramente poi anche il Chelsea con l'arrivo di Pato si è cautelato e quindi sicuramente Remy è di troppo, anche Falcao piace in Cina al Suning che ha ufficializzato anche l'arrivo di Ramirez. Insomma, ci sono davvero parecchi attaccanti che possono andare via in questa ultima sessione di mercato. Lo stesso Dennis potrebbe andare all'Independiente. Leonel Vangioni come risposta dal mercato. L'argentino potrebbe essere infatti l'unico arrivo per un Milan in crisi di gioco e risultati, che anche contro l'Alessandria ha evidenziato diversi limiti sotto svariati aspetti. Entro domani è attesa la risposta definitiva del River Plate, club a cui l'esterno è legato fino a giugno. Già bloccato per l'estate, il Milan vorrebbe indennizzare il club argentino per avere Vangioni subito a disposizione.
ma fin da ora si è scontrato con l'opposizione dei Millonarios, decisi a trattenerlo. Il Milan che potrebbe dunque chiudere il suo mercato con l'arrivo di Vangioni dal River Plate già a partire dal mese di gennaio. C'è però un giocatore rossonero che ha rallentato, Raimondo, il mercato rossonero in questa finestra di trasferimenti invernale, è Diego Lopes. E attaccandoci a Diego Lopes parliamo adesso dei portieri che potrebbero cambiare maglia sia adesso che nel prossimo giugno. Partiamo per esempio da Sirigu. Sirigu è un'idea del Torino per questa finestra di calciomercato, perché il Torino vorrebbe cambiare numero uno. Padelli non ha soddisfatto nella prima parte di stagione, c'è qualche offerta dalla Premier League, soprattutto dall'Aston Villa. Il problema di Sirigu è ovviamente relativo all'ingaggio, il Torino non può permettersi un ingaggio così importante. Ma potrebbe accettare di ridimensionare il suo ingaggio per venire via dal Paris Saint-Germain? Sì, soprattutto il Paris Saint-Germain dovrebbe collaborare col pagamento di parte dell'ingaggio. È chiaro, stiamo parlando di un trasferimento in prestito secco per i prossimi 6 mesi, lo spera soprattutto il portiere, perché poi non dimentichiamoci che a fine stagione c'è Euro 2016 e Sirigu si gioca una maglia. L'idea alternativa per il Torino è Rafael del Napoli. Lo scorso anno, ricordiamolo, per buona parte di stagione è stato il titolare del Napoli, in questo momento è il terzo portiere alle spalle di Reina e alle spalle di Gabriel. Sta cercando una sistemazione in Brasile, ci sono stati contatti ma nessuna delle trattative insomma è andata in porto. Potrebbe essere un'idea del Torino per gli ultimi giorni di calciomercato. È chiaro, Sirigu è la prima scelta, ma è una trattativa molto molto difficile. E però non dimentichiamo, Sirigu è un'idea anche della Fiorentina per giugno, perché la Fiorentina proseguirà con Tatarusano fino al termine della stagione, ma poi vuole cambiare portiere per il prossimo campionato e Sirigu è sicuramente un'idea. Torino a caccia di un nuovo portiere perché Padelli è in uscita. Perché Padelli è in uscita, c'è l'Aston Villa, più di un sondaggio, c'è una trattativa in corso, vedremo come andrà, ma chiaramente il Torino, se non troverà prima un altro portiere, non si libererà di Padelli. Per quel che riguarda invece giugno, Andrea, Perin è uno degli estremi difensori più al centro del mercato, sia in Italia che in Europa. Sì, soprattutto perché Perin piace al Manchester United, e dovesse andare via soprattutto De Gea, che comunque continua a piacere molto al Real Madrid. Il Real Madrid che anche lì Keylor Navas potrebbe lasciare nonostante il rinnovo contrattuale. Insomma, la situazione di Perin è molto interessante, come può essere interessante quella di Sportiello, che non dovrebbe muoversi almeno per questa sessione di mercato nella prossima, però da giugno 2017 potrebbe essere del Napoli. Chissà poi se il Napoli farà valere l'opzione arrivata per Grassi oppure no. Insomma, ci sono comunque molte situazioni in atto, soprattutto con i portieri, non solo per questa sessione. Ecco, sei tornato a parlare dei portieri del nostro paese. Stefano Sorrentino, attualmente al Palermo, non rinnoverà probabilmente, Raimondo, il suo contratto. Al 90% non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno col Palermo. Zamparini ha presentato una proposta molto importante, un biennale molto importante, ma il portiere del Palermo vuole avvicinarsi alla sua famiglia, da qui il preaccordo che già c'è in vista del prossimo giugno con il Chievo Verona. Dovrebbe essere lui l'erede di Bizzarri, Albano Bizzarri. Sono ore caldissime per Bardi al Frosinone, portiere di proprietà dell'Inter in Spagna nella prima parte di stagione, rientrerà in Italia, andrà al Frosinone per fare il titolare e prendere il posto di Leali.